oggetto numero 3, criticità relative alla presa in carico di alunni con disabilità, interrogazione del consigliere Peppucci. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Pongo questo tema all'Assemblea e alla Giunta per fare chiarezza su un problema reale che alunni, studenti con disabilità insieme alle loro famiglie stanno vivendo ormai da troppo tempo. E espongo l'interrogazione con un esempio. In classe c'è Paolino che ogni giorno fa come Blanco, non so se avete visto Sanremo, la scuola segnala le criticità alla famiglia, la famiglia va dal pediatra, il pediatra compila la scheda di qui sopra, la famiglia con quella scheda va al Grocco. Il Grocco impiega 9 mesi per dare un esito. La famiglia intraprende l'iter per ottenere la 104, dopo 3 mesi la ottiene. Nel frattempo però è passato un anno senza sostegno a scuola, senza indicazioni a supporto dei genitori di Paolino, che sono devastati, soli e frustrati. Paolino si convince di essere un bambino cattivo, le maestre sono stremate ed esauste, nel gruppo di WhatsApp i genitori si mettono a rogo Paolino e la sua famiglia e così via. Questa è una problematica purtroppo che ho portato in maniera semplice con un esempio, ma dall'idea di quello che purtroppo diverse famiglie vivono. E questa situazione è dovuta purtroppo, da quello che risulta, da una carenza di personale, il numero, in particolar modo del numero di referenti clinici rispetto alle prese in carico, e una carenza proprio di professionisti neuropsichiatri dell'età evolutiva. E proprio alla luce di questo, le visite di valutazione della 104, necessarie proprio all'iscrizione alla scuola dell'obbligo al fine di avere a disposizione un esame di sostegno, come prima dicevo, ha dei tempi lunghissimi, fino a 10 mesi. Una vera e propria corsa ad ostacoli per vedere riconosciuto quello che una persona invece dovrebbe avere di diritto. Pertanto, fatte queste premesse, interrogo la Giunta regionale per sapere se ha riscontrato questa situazione e quali azioni intende attuare per risolvere questa criticità. Grazie. Grazie, consigliere. Prego, assessore Coletto. Grazie Presidente. In merito alla carenza del numero di referenti clinici rispetto alla presa in carico dei minori e carenze di professionisti di neuropsichiatri dell'età evolutiva, si precisa che la riduzione è dovuta sostanzialmente alla riduzione del personale e alle dimissioni e ai trasferimenti e al parallelo mancato reperimento nelle graduatorie del personale in sostituzione. Le aziende sono impegnate per garantire l'organico necessario al funzionamento dei servizi. Le attività delle strutture di neuropsichiatria, riabilitazione e età evolutiva sono state mantenute nel rispetto comunque delle priorità cliniche assistenziali, anche provvedendo alla riorganizzazione delle attività in relazione del personale presente. Per quanto attiene alla prenotazione delle visite di valutazione per la certificazione della legge 142-92 per i bambini, necessaria per l'iscrizione a scuola dell'obbligo, al fine di avere a disposizione un insegnante di sostegno, a seguito dell'incontro con l'ufficio scolastico di servizio programmazione sanitaria e assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria, inoltrato il 1 febbraio scorso a tutti i direttori di distretto una mail con allegata la nota dell'ufficio scolastico, che stimolava sul tema del sostegno scolastico, coinvolgendo in modo più continuativo le proprie unità di valutazione multidimensionale negli incontri convocati dalle scuole, pur prendendo atto della scarsità di personale nelle aziende che non facilita la partecipazione.
Ci riserviamo di monitorare costantemente la situazione per dare riscontro del reclutamento del personale e dell'erogazione dei servizi, modalità che abbiamo intrapreso da tempo. Personalmente mi sono interessato alla questione che è emersa sui quotidiani locali che riguarda appunto il Grotto. Sono andato a visitare proprio il Grotto, ho parlato con i dirigenti, col direttore di distretto che effettivamente è stato un po' lento per quanto riguarda il cambio del personale che è andato in quiescenza piuttosto che del personale necessario. Stiamo appunto monitorando direttamente la situazione in maniera tale di intervenire qualora prima che insorgano altre necessità che non vengano soddisfatte. La questione dei bambini a scuola, in particolare dei bambini affetti da autismo o da altre patologie, è una questione molto delicata alle quali dobbiamo dare risposta. Peraltro in Umbria stiamo riattivando, perché mancava totalmente, quella che è la rete della neuropsichiatria infantile. È un tema molto delicato, è un tema che ci coinvolge tutti. È un tema che cercheremo di affrontare con l'attivazione del nuovo piano socio-sanitario. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Peppucci. Grazie Presidente, ringrazio l'Assessore per la risposta e lo ringrazio anche perché oggi, nonostante il fatto che questa fosse semplicemente un'interrogazione e non un atto di indirizzo rivolto alla Giunta, comunque si è preso degli impegni chiari, degli impegni rivolti verso le persone con disabilità e verso le loro famiglie, impegni volti a monitorare questa situazione, impegni per trovare una soluzione, trovarla nel più breve tempo possibile, perché questo è un problema reale e non è sostenibile più poter andare avanti con questa situazione. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 4, chiusura attività ambulatoriali specialistiche all'ospedale di Umbertide. Interroga il vicepresidente consigliere Bettarelli, prego. Sì, grazie. In realtà torniamo sul tema ospedale di Umbertide Prosperous per l'ennesima volta e nella fattispecie ci torniamo perché avevamo presentato come consigliere del gruppo PD un'interrogazione a risposta scritta il 18 novembre a cui a seguito di diversi solleciti non abbiamo mai ricevuto risposta, quindi nella realtà dei fatti è fatto salvo che dopo 4 mesi, 5 mesi rispetto ai 15 giorni previsti non era arrivata risposta e abbiamo pensato di utilizzare questo strumento, quindi della trasformazione dell'interrogazione a risposta scritta in question time, almeno per avere, come dire, la soddisfazione di ricevere risposta. E il tema, ripeto, è abbastanza noto, nel senso che parliamo ovviamente dell'ospedale di Umbertide nell'ambito della rete ospedaliera regionale. Le questioni tristemente sono sempre le stesse, quindi una situazione che a fronte della pandemia che ovviamente c'è stata è molto preoccupante a livello di servizi, a livello di prestazioni in tutta la rete ospedaliera della nostra regione, un piano sanitario approvato in giunta ma di cui non sappiamo il futuro e quale sarà l'iter, un piano di efficientamento che sembra più che altro come un piano dei tagli e la dicitura che viene scritta nel piano di efficientamento che dice l'ospedale di Umbertide, parte integrante del presidio ospedaliero unico di Città di Castello, individuato come ospedale di base con sede di primo soccorso e allineamento dei posti letto agli standard del DM 70 2015, potrebbe essere rimodulato con vocazione monospecialistica a carattere ortopedico per tutta l'attività programmata in sinergia con l'attività riabilitativa erogata dall'Istituto Prosperius, il quale da poco è passata a partecipazione di maggioranza pubblica. Tale ospedale, con funzione specifica nella rete ospedaliera, in integrazione funzionale con l'ospedale Città di Castello, a sostegno dei percorsi di cura per diversi livelli di intensità, inoltre l'ospedale di Umbertide a disposizione dell'intera rete ortopedica regionale per lo svolgimento dell'attività programmata protesica ed in particolare con l'azienda ospedaliera di Perugia. Questo è quello che il piano di efficientamento dello scorso anno cita. Evidente che, come detto, la situazione di criticità delle strutture ospedaliere
soprattutto legata alla scarsa capacità di individuare personale nelle attività specifiche, è un oggetto di crisi in generale. Sabato sono stato a Spoleto, ad esempio, a manifestare insieme all'amministrazione, c'era allo stesso tempo una manifestazione a Terni, sono state manifestazioni a Foligno, Orvieto e in altri territori, quindi fatto salvo che le criticità purtroppo ci sono dappertutto e fatto salvo alcune notizie che erano trapelate rispetto alla carenza di personale che poi doveva essere spostato anche per garantire le prestazioni nei poliambulatori e nei laboratori specialistici, la domanda, e poi mi riservo qualche secondo eventualmente in replica, e la leggo testualmente, è: quali azioni si intendono mettere in atto per scongiurare eventuali chiusure di ambulatori specialistici, in particolare urologia ed endoscopia, e soprattutto quali prospettive future concrete, sottolineato proprio concrete, ci saranno per l'ospedale di Umbertide, visto il forte depotenziamento del pronto soccorso, appunto per il quanto riguarda il personale, per il reparto di medicina che è un organico ai minimi termini, e gli ambulatori, fra cui quello oncologico, funziona a singhiotto, passando da 3 ad 1 seduta settimanale senza una programmazione reale, così come la chirurgia, che ha bisogno di professionisti per operare in sicurezza. Grazie. Prego, Assessore Coletto. Grazie Presidente. La Direzione Regionale Salute e Welfare ha già messo in atto tutte le azioni per garantire prestazioni specialistiche ambulatoriali e pertanto non sono state date disposizioni per depotenziare le attività specialistiche degli ambulatori urologici e di endoscopia, bensì per assicurare l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali di ricovero nel rispetto del governo delle liste d'attesa nell'ottica della razionalizzazione dell'uso delle risorse. Le attività endoscopiche dell'endoscopia digestiva e quelle relative alla legge 194 presenti nell'ospedale di Umbertide sono state accentrate temporaneamente presso l'ospedale Città di Castello, senza riduzione dell'offerta, in attesa di reperire nuovi spazi destinati a tale attività e le risorse necessarie. L'accentramento si è reso necessario anche nell'ottica della razionalizzazione delle risorse a causa del persistere dei vincoli del patto di stabilità che impongono un ripensamento nella distribuzione dell'offerta territoriale estremamente polverizzata, il tutto comunque nell'ottica di garantire la totalità delle prestazioni erogate senza diminuzione del volume delle prestazioni. Gli spazi lasciati temporaneamente liberi sono stati utilizzati per sfruttare uno spazio filtro per l'isolamento di pazienti positivi, evitando di ridurre gli spazi del ricovero per la riabilitazione con conseguente riduzione di offerta riabilitativa. Per quanto riguarda le prospettive future, la Direzione Regionale Salute e Welfare sta procedendo con la revisione della rete emergenza-urgenza, il cui primo atto è l'istituzione del Dipartimento di Emergenza-Urgenza Interaziendale, cui conseguirà il disegno di tutte le articolazioni dei PS e delle postazioni mobili con la definizione della dotazione organica per il punto di servizio. In attesa della riorganizzazione, le strutture permangono con l'attuale organizzazione e le direzioni aziendali garantiscono il personale necessario provvedendo al reclutamento di quanto necessario. Si ribadisce che la Regione ha dato indicazioni per mantenere attive e garantire tutte le attività di ricovero di specialistica ambulatoriale e con la DGR di governo delle liste d'attesa il recupero delle prestazioni in lista d'attesa e l'offerta adeguata alla domanda per garantire appunto i tempi di attesa. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Pettarelli. Sì, prendo atto di una indicazione, come dire, di massima rispetto ad una volontà di massima, fatti salvi le difficoltà temporanee legate a strumenti sovraregionali, patto di stabilità e quant'altro. Noi comunque continueremo a mantenere alta l'attenzione, quindi qualora non ci, a seguito di ulteriori, come dire, atti ispettivi, non ci venisse ulteriormente risposto, utilizzeremo le formule del caso, quindi
se non ci viene risposto ad interrogazione, a risposta scritta, continueremo a trasformarle in atti di aula, augurandoci che, ripeto, la questione sanità è generale, ma nella fattispecie, continuando anche a monitorare, e su questo l'assessore, insomma, amo anche un po' di battuta, me lo dice spesso su Prosperio, insomma, su Prosperio sono stato abbastanza insistente e continuerò a farlo ovviamente anche sull'ospedale di Umbertide, proprio perché è indispensabile mantenere i servizi, mantenere il personale, proprio perché è una struttura comunque ponte fra città di Castello e la zona di Perugia Nord, con un bacino importante, e l'ospedale deve svolgere comunque di Umberto deve svolgere ovviamente una funzione di filtro importante, per cui mantenere i servizi è fondamentale, ovviamente mantenendo e avendo cura che il personale sia messo nelle condizioni ottimali per lavorare. Quindi non è una minaccia, ovviamente, è un monito rispetto al fatto che continueremo a monitorare e verificare passo passo quello che succederà presso l'ospedale di Umbertide. Grazie.